La menopausa è un momento nella vita di una donna molto particolare. Può essere vissuto come un momento di festa in cui finalmente si saluta definitivamente una parte che tanto mal si è sopportata, ovvero le mestruazioni, e allo stesso tempo può essere vissuto come un momento in cui tutto cambia. E niente è più come prima, e soprattutto nulla ritorna di quello che c'era prima. E quindi, in questa fase, come vivere al meglio questo passaggio? La menopausa è uno dei momenti più significativi di passaggio, di trasformazione, di cambiamento che in questo caso la donna può vivere all'interno della sua vita. È un momento di cambiamento e spesso il cambiamento, non so se ti è capitato di avere questa idea, è qualcosa da allontanare, qualcosa che si teme, qualcosa che non si vuole vivere. Perché? Perché il cambiamento ci porta da una fase che poteva essere buona o meno buona, ma alla quale eravamo abituati, ad una nuova fase in cui invece è tutto da rivedere, ricominciare, ci sono delle trasformazioni importanti, cambia il corpo, cambia il modo di vivere le emozioni, cambia l'energia, non ho più voglia di fare le stesse cose, mi sento diversa. Insomma, c'è un bel po' di ciccia in cui mettere mano, e questo non sempre viene vissuto in modo completamente sereno. Allora, la menopausa in modo particolare può generare una serie di disturbi psicofisici che vengono chiamati sindrome climaterica, che possono creare fastidi. Mi riferisco alle vampate di calore, mi riferisco alla secchezza vaginale, mi riferisco all'irritabilità, mi riferisco anche alla tendenza depressiva che una donna può avere durante questo periodo. Allora, cosa fare in questo momento così delicato? Se non mi conosci, ti do il benvenuto in questa nuova pillola di leggerezza. Io mi chiamo Fabiana Pozzi, mi occupo di leggerezza e aiuto attraverso il mio lavoro a ritrovare leggerezza nella propria quotidianità e quindi in tutto ciò che caratterizza la nostra vita. Perché? Perché una vita vissuta in leggerezza, acquista una qualità migliore. Lo faccio attraverso più strumenti che parlano a dimensioni nostre diverse e che si integrano tra di loro. I fiori di Bach che aiutano a lavorare e a trasformare e a vivere al meglio le emozioni, il counseling, le walking coaching, quindi coaching svolta all'interno di un parco naturale. Ed infine la naturopatia. Attraverso questi strumenti aiuto chi sceglie di lavorare con me ad affrontare la tematica che in quel particolare momento lo fa sentire a disagio, che gli crea una difficoltà per poter ritrovare l'equilibrio e l'armonia. Allora, ti dicevo che la menopausa può davvero generare dei disturbi psicofisici che a volte non sappiamo come affrontare, a volte sono un po' più complessi appunto da eliminare, da lasciare andare. Voglio parlarti di tre fiori di Bach che sono un aiuto davvero prezioso in un momento così delicato. Te ne parlo e te li mostro contemporaneamente. Il primo è Walnut. Walnut è il fiore della noce, il fiore di Bach della noce. E è legato alla capacità di riuscire ad adattarsi ad un momento che invece facciamo fatica un po' ad accettare. Questo fiore aiuta ad armonizzare questa parte, cioè ci porta una migliore capacità di adattamento in una fase che, appunto, come ti dicevo poco fa, è una fase di passaggio importante, è una fase in cui tante cose cambiano e quindi non
non è così scontato che una donna sappia adattarsi a questo cambiamento nell'immediatezza. Per cui Walnut aiuta in questo. Poi alla fine ti dico anche come utilizzarlo. Oneisacola è il secondo fiore che parla di blocco nel passato, che parla di tendenza a controllare, cioè Oneisacola interviene quando? Quando magari la donna è ha un blocco nel passato, cioè fa fatica appunto a lasciare andare l'idea di com'era prima della menopausa e quindi da un punto di vista emotivo è anche malinconica e triste perché ripensa a quando invece era più desiderabile, a quando invece era ancora nel fiore degli anni. Questo spesso viene associato alla menopausa, cioè che si perde qualcosa. E tanto è vero che da un punto di vista di metamedicina la menopausa è proprio spesso connessa a questa paura, a questo timore di non essere più la stessa, di timore di non essere più desiderabile, il timore di non essere più utile, la paura di invecchiare. La menopausa può portare dei disturbi psicofisici proprio perché da un punto di vista di metamedicina ci sono queste paure di fondo ad alimentarli. Allora, quando parliamo di Oneisacola, parliamo di un fiore che ci aiuta a far sì che il passato possa darci un insegnamento da vivere ora, in modo tale che noi possiamo vivere questo momento del qui ed ora e del presente con la freschezza, la naturalezza che lo contraddistingue. Quindi Oneisacola ci aiuta a lasciare andare questo blocco e a lasciare andare appunto questa reticenza e questa non accettazione di questa nuova fase, portandoci nel presente e aiutandoci a stare nel presente. Ultimo fiore, Gentian, che invece è il fiore del... definiamolo così, dell'ottimismo, nel senso che in una fase dove appunto la fatica è quella di accettare un corpo che cambia, di accettare un'energia che non è più la stessa, Gentian aiuta la donna ad avere uno sguardo positivo, una rinnovata fiducia, un'apertura a questo momento, portando appunto con sé la fiducia che tutto possa andare bene, seppur nella nostra testa invece non è proprio così, ok? Allora, quello che ti consiglio di fare, se sei in questo momento e se sei anche nella premenopausa o nella postmenopausa e continui ad avere questi disturbi, inizia a crearti una miscela, vai in farmacia, ti fai creare una miscela da 30 ml con questi tre fiori all'interno e la assumi per 4 gocce 4 volte al giorno. Parti con questa. Il lavoro con i fiori di Bach è un percorso prezioso, quindi non basterà una miscela con questi tre fiori. Questa ti permetterà di iniziare a ritrovare un'armonia per poi continuare il percorso con nuove miscele che, se vorrai, potremo anche fare insieme. Quello che ti consiglio come ultima cosa è: tieni con te un quadernino, scegli un quaderno, un taccuino, sceglilo con cura che piaccia a te e all'interno di questo, dal primo giorno in cui inizi ad assumere la miscela fino alla fine, concediti di segnare tutto ciò che ti arriva. I fiori aiutano nella trasformazione e nel cambiamento, ti aiutano a sognare, ti portano tante nuove consapevolezze. Prendine nota in questo quaderno e ti assicuro che sarà davvero un viaggio meraviglioso quello che farai con loro. Poi, se vorrai, potremo continuare insieme. Spero che questo video ti sia piaciuto, trai quello che ti serve, ma soprattutto metti in pratica per ricavarne la tua esperienza personale. Se non vuoi perderti nessuna pillola di leggerezza, iscriviti al canale qui sotto, attiva la campanella e mi raccomando, noi ci vediamo tra 2 settimane per un nuovo video, per una nuova pillola di leggerezza qui su questi teleschermi. Ciao, a presto!